propria prova Greta Morkyte, atleta lituana, anche lei con base ad Ice Lab. Di lei avremo modo di parlare al termine della sua prova. Non funziona il triplo loop, c'è un enorme step out sull'uscita. E un po' meglio il triplo lutz, dove con un giretto attacca il doppio toe loop. Doppio axel non preciso l'arrivo. Qualche un po' di imperfezioni, quella. Sì, un po' di imperfezioni nei tre elementi di salto anche per lei. Peccato perché tutti e tre, diciamo che non erano così errati nella fase di stacco. La rotazione era buona, sicuramente completa, non mancava parte del giro, ma in nessuno dei tre è stata aggressiva abbastanza per poter fare, per uscire da quel salto. Questo è un po' un errore che tante pattinatrici ancora non riescono a capire, che a volte sentono che il salto è finito quando è in aria, mentre la parte principale del salto, poi quella che richiede maggiore sforzo, è proprio l'arrivo. E loro diciamo che peccano un po' di concentrazione, perché si concentrano moltissimo sulla fase di stacco, ma poi non danno abbastanza energia sulla fase d'arrivo, sulla fase d'atterraggio, che è quella che determina poi la riuscita o meno del salto per quanto riguarda il giudizio dei giudici. Infatti l'abbiamo vista confrontarsi anche con Rosanna Murante in Balaustra. Esatto, anche qui vedi, sì, era un po' sbilanciata indietro, un pochettino sulla coda, ma con un po' di energia e di prontezza avrebbe potuto buttarsi in avanti e fare l'uscita, e invece non è stata rapida abbastanza nel reagire. Questa è la flying seat, la trottola a bassa saltata, direi buona decisamente. Questa variazione che si chiama broken leg, pensa che termini, insomma, che abbiamo dal regolamento inglese, è una seat side, quindi è una bassa con la gamba a fianco, e quindi una variazione della bassa laterale, viene valutata come difficult variation dai giudici. Questa invece è una seat back, quindi
una bassa con la gamba libera dietro. Altra variazione difficile. Naturalmente il livello maggiore a cui arrivare è il livello 4, quello a cui tutti gli atleti ambiscono, perché da quello si hanno più punti, insomma il codice dei punteggi assegna più valore a quell'elemento. E stesso errore, arrivo non preciso. Purtroppo queste cose costano tantissimo a livello di giudizio, perché nell'assegnare la qualità del punteggio qui ci saranno tanti meno nella scala di valori da più 5 a meno 5 che il giudice deve andare ad assegnare. Con questi arrivi il giudice difficilmente, anzi non può proprio stare nella scala dei positivi, deve andare nella scala dei negativi, e quindi il punteggio scende parecchio, insomma. Adesso andremo a scoprirlo insieme. Greta è tra l'altro una classe 99, quindi 21 anni, molto giovane anche lei. Invece lei è Dice Lab, è due anni già che è qui. Sì, è già, sì, sono già due anni che è qui. Aveva provato alcune realtà all'est, in Russia, piuttosto che in altri paesi dell'est. Ha molta difficoltà ad allenarsi a casa sua, carenza di impianti, pochi allenatori, quindi poi un bel giorno è approdata qui, ha provato, si è trovata bene. Poi del resto chi non si trova bene in Italia, insomma, è sempre un bel paese. Credo che se uno possa scegliere, non è un brutto posto dove vivere l'Italia, tutt'altro. E quindi si è trovata molto bene, qui è rimasta e si allena con noi tutti i giorni. Ed ecco qui il suo punteggio, 47.49, si va quindi a posizionare in terza posizione e proprio vicinissima a Francesca Poletti, che la precede praticamente di mezzo punto con 47.98 punti. E ora ascoltiamo, infatti abbiamo appena sentito